Arrivo. Benvenuti a tutti nel canale di Chef Tronticin. Oggi vediamo se facciamo sistemare la telecamera, la webcam, cioè la GoPro, sempre che non mi casca. Ho trovato un altro metodo. Vabbè. Comunque, ragazzi, benvenuti, me lo tengo nelle mani. Benvenuti nel canale dello Chef Spaghetti alla carbonara e andiamo subito con la ripresa, con l'altra videata che sto appoggiamo qua. E eccoci qua, 2018 gennaio, non so quanto è, 20, 19. Qui l'acqua già è su, la videata, vediamo un po'. C'è un po' di ritardo. Dovrebbe andare bene. Ok. Quindi vi dicevo, oggi pasta alla carbonara, un bel letto e mezzo da brunch perché l'ora è scossa, vediamo un po' che ore è. È le 11:29. 11 e mezzo. Oggi, dopo mezza giornata passata a lavoro, siamo qua. Quindi spaghetti alla carbonara, la ricetta la sapete. Io come al solito mi scordo sempre. Meglio aprire poi le finestre e chiudere la porta qua. Arrivo subito, ragazzi. Oggi c'è pure anche un bel sole. C'è anche un bel sole. E quindi andiamo a prendere gli ingredienti perché allora l'acqua sta quasi bollendo. E strada facendovi. Dico, allora prendiamo parmesano, questo qua, guanciale fast, il guanciale diamo una sbattuta perché non si squaglia a pezzi, ecco, basta sbatterlo da così. Dentro la busta, basta massaggiare, come si dice. Quindi allora acqua in cottura, cioè l'acqua prima di tutto, ragazzi, pasta, come sapete. Oggi ne spariamo nel mezzo che ho fame, mi stanno anche calando le braghe, come potete vedere. Quindi un latte e mezzo di buon De Cecco. E vi volevo avvisare che sono anche su Instagram dal 2018, meglio tardi che mai. Quindi tutto un hashtag, carbonare contro carbonare. Vediamo qua, net 4. Net 6 di intanto già. Eh sì, c'è net 6. Net e mezzo. E un netto sono 5 spaghi. Va bene, ragazzi, e mezzo che sia, andiamo a metterle nell'acqua che sui 13 minuti di cottura che andiamo a mettere qua. Nel mentre, forchetta professional, qui mettiamo via. Quindi da qui abbiamo 13 minuti per preparare tutto il composto, che ormai lo facciamo ad occhi chiusi. Io devo dire che Facebook, scusate, YouTube, da febbraio, 20 febbraio, non pagherà più perché richiede lo standard minimo, come accennavo nel Degustabox, e che ci vogliono minimo 20, no, 40, 40.000 ore. Non mi ricordo, comunque 40 ore, 40 ore. Non mi ricordo, comunque 240 minuti, 240.000 minuti. Vabbè, anche 1.000 iscritti, i 1.000 iscritti li stiamo recuperando. E anche certi video più di 1.000 visualizzazioni, se non hanno più di 1.000, non viene monetizzato.
Ma a me poco importa perché non è che campo con YouTube e quindi continuo il mio progetto della carbonara e quindi splitterò, ovvero taglierò anche tanti video. Faccio due video combo con la GoPro e la telecamera, dicevo. Poi faccio il taglio e quando li vado a mangiare faccio un altro due video in modo tale da avere ogni volta quattro video con le parole chiavi spaghetti, mangiare spaghetti alla carbonara. Che su YouTube, ragazzi, l'ultima ricerca. Su 20, su, no, compaio in prima pagina. Su 20 risultati sono presenti in 13, mi sembra. Che non è male. Quindi qui i spaghetti si ammorbidiscono. Intanto andiamo ad accendere la padella per mettere il guanciale. Qui sì, se gli spaghetti vanno giù. Ok. Anzi, saliamo anche l'acqua a sto giro. Di poco ma la saliamo. Dai, spaghetti, state tutti giù. Oh, ci sto mettendo una vita qua, eh. Ce la possiamo fare? Qui ci vogliono attrezzi, più attrezzi del mestiere. Dai, che oggi andiamo a utilizzare la frusta. Quindi ragazzi, padella accesa, spaghetti, spero che stanno giù adesso, ok. Padella accesa, si usa il guanciale, non bacon, non pancetta, guanciale, tutto solo guanciale. Ormai da quando lo sappiamo si usa solo il guanciale. E quindi eccolo qua, andiamo a mettere guanciale già tagliato, questo è made in Marche. Io già l'ho tagliato per avvantaggiarmi, sentite già come senza olio, senza niente, va messo direttamente nella padella con una porzione, una buona porzione, questa non è buona, a me ce ne vuole molto di più perché a me il guanciale piace assai, qui lo spezzettiamo un po' di più prima di farlo scendere. Quindi dicevo una buona dose di guanciale, che corrisponderebbe a questa più o meno. Manca un po' di più, dai. Ok, questa è la mia buona dose di guanciale, quando si riempie tutto. Andiamo a rimettere la scorta nel frigo. Quindi guanciale aspettiamo che rosoli per bene, sì, anche finire, ok, potete vedere il guanciale, qui affondiamo di nuovo i spaghetti per sicurezza, che dobbiamo andare a salare, ma le saliamo come vogliamo, prima o dopo. Qualcuno dice da salarlo dopo perché sennò rallenta la cottura. Io qui accendo un po', sentirete un po' di audio scrauso. Ok, quindi ragazzi, uova, dilemma sulle uova, qui tutto un casino, sistemeremo dopo le uova. Scusate, qua abbassiamo la fiamma, anzi le facciamo una rigirata, lasciamo fare il suo dovere al guanciale, guardate come si caramella. Già diventa dorato e croccante come piace a moi. Quindi il rosso, qualcuno dice un giallo, un rosso d'uovo, un giallo d'uovo e un uovo intero, invece faccio solo i due rossi da quando ho visto che digerisco anche meglio. Quindi, ma volevo fare più corposa, possiamo farla anche più corposa oggi. Usiamo sul metodo che ci hanno regalato a Natale, perché eccolo qua, il frustino, come col bimbo su. Quindi, minuti a disposizione sono 5-6 ragazzi, quindi bisogna accelerare i tempi. Vabbè, qui per la rosolatura non c'è problema, in 5 minuti qua fa faville già.
anzi potrebbe essere già pronto adesso. Vediamo la prova. Non va bene qui girare, quindi l'abbiamo preso solo per estro, per sfizio. Ci vuole la padellaccia. Quindi andiamo a mettere le uova. Prendiamo solo il giallo. Non vi faccio vedere l'inquadratura, ma fidatevi di me. C'è da aprire qua. Che è un caos totale. Qui ci siamo spremuti del bel arance. Sì. Ma guarda, ce lo mettiamo tutto intero questa volta, eh. Su. Via. Abbiamo preso uno e mezzo. Oggi ci siamo dilettati così. Quindi, veloci, rapidi ragazzi, uova da mettere via. Lavata le mani volante. Che lì aspetta solo me. Quindi. Tagliamo il formaggio va al pecorino, la ricetta va al pecorino, ma a me piace il parmigiano e quindi metto il parmigiano. Vedete, il pecorino, l'ho mangiato anche col pecorino, a me non mi piace. Poi chi fa 50-50, chi fa pure come vuole. Questo lo mettiamo dopo, tanto l'abbiamo aperto. Quindi io metto anche il peperoncino, lo so che poi il peperoncino va in Calabria, ma a me un po' di piccante non ci piace. Quindi il peperoncino ce lo metto, pepe come se piovesse, e quindi mettiamo anche il pepe, bello macinato, qui si è mezzo ingrippato, pepe lo mettiamo anche in tavola, perché come sapete lo aggiungiamo anche dopo. Prepariamo già anche la base. Quindi ragazzi, si aggiunge il parmigiano direttamente, una giusta dose. Qui andiamo a girare composto, come sapete, liquido, ma va aggiunta l'acqua, perché il segreto è tutto lì, anche se questo già è bello pastoso, potete vedere qua come scecchero, perché abbiamo 3 minuti volanti. 3 minuti, alziamo un po' poco qui perché facciamo rosolare di più questa pancetta, che la vogliamo più croccante, ragazzi. Accendiamo questa fiamma, acceleriamo questa cottura. Intanto diamo una girata alla pasta, che sta facendo il suo dovere. Ok, qui manca pochi minuti, e quindi per amalgamare il tutto, 3 cucchiai di acqua di cottura, ragazzi. Il segreto è qua. Intanto sta rosolando tutto per bene. Quindi è qua, ragazzi, che l'acqua ha preso un po' di amido. Bastano 2-3 cucchiai. 2, facciamo 2-3. Oggi esageriamo in tutto. 3, ragazzi, in modo tale che tiene una bella consistenza liquida, come potete vedere, e quindi non va a intaccare la pasta e fa un po' di frittatina, perché per la cremosità bisogna invece farlo sul recipiente normale, ovvero mettere sul recipiente, che potete trovare su un altro mio video, quello come consigliato da chef Alessandro Borghese. Quindi ragazzi, qui smestoliamo. Se per allungare era un po' troppo liquido, sembra. Ci andiamo a mettere un altro po' di parmigiano, che non fa mai male. Ok. Eppla. Ecco qua il composto. Aspettiamo solo che suoni. Il composto ha la giusta consistenza, ma continuiamo a far da amalgamare tutti gli ingredienti. E come vi dicevo, YouTube non paga più, ma chi sono a morta, noi andiamo avanti. Mi devo fare un po' di barba, oggi facciamo pure un po' di pelo. Continuate a seguirmi, iscrivervi,
E magari con Instagram, cioè, ci daranno a mano arrivare questi 1000 iscritti per poter entrare nel regno di YouTube. Quindi sentite che la pasta ha suonato, non c'è da farla dentro niente chissà cosa, ma perché la facciamo rigirare, anche perché De Cecco mantiene la cottura. Quindi andiamo ad aprire l'acqua, scolamento dall'acqua, la pasta cioè. Eccolo qua, oggi abbiamo svuotato il lavandino e ci riesce meglio. Eccolo qua. Colata, riuscita? E voilà. Consiglio sempre di aprire anche l'acqua per... come va giù, eh? Un etto e mezzo va a incontrare il guanciale, come potete sentire. Abbassiamo la fiamma e nel mentre facciamo amalgamare tutto. Come potete vedere, potete vedere dalla regia della GoPro, si fa amalgamare tutto il grasso trasudato dal guanciale. E la ricetta è bella che è fatta, ragazzi, perché qui lo facciamo saltare un altro po', non lo so saltare perché mi rimarrebbe tutto il forno. Qui ancora la fiamma è bassa, io lo faccio con fiamma accesa perché adesso si fa una bella girata così. Ci sarà un po' di cremina, quella che è, lavaggio volante, voilà. E qui avrò fatto un po' di frittatine, ma non ci importa perché adesso la padella ha raggiunto una buona temperatura. Come potete vedere, l'uovo sta facendo un po' di frittata, così, però a noi non ce ne importa perché ormai la mangiamo così. E anche è venuto un po' più cremoso, forse per il bianco, ragazzi. E adesso stop alla regia perché facciamo un taglio per il nuovo video.